Bella ragazzi, ciao a tutti. E allora, eccoci qui con finalmente, dopo un'attesissima, diciamo, attesa, arriva la recensione della nostra corona WRC Fanatec, in cui, quanto l'abbiamo presa, avevamo fatto la recensione di acquisto e adesso oggi ne parliamo un po' dopo 2 mesi e mezzo circa di utilizzo e così da poter dirvi le mie opinioni. Allora, prima di tutto cominciamo dal prezzo. Il prezzo, questa corona viene venduta da Fanatec ad un costo di 199 euro. Chiaramente poi ci sono di aggiungere le famose 30 euro di spedizione che prendono loro per, diciamo, spese che a loro, diciamo, si fanno pagare queste spedizioni, queste cose dalla Germania, quindi è chiaro che... Allora, io questa corona, come sapete, l'ho presa perché, essendo che ho un Fanatec di Pro, e allora abbiamo acquistato una Xbox Series S, quindi noi possessori di questi volanti di Pro Fanatec, per poterli usare sia su PlayStation che Xbox, basta acquistare una corona Xbox. E tu, praticamente acquistando questa, poi ci sono anche altre corone, tipo la GT3 della McLaren, stile Formula 1, che poi era GT3, ecco, la puoi usare. Acquistando queste corone le puoi usare tranquillamente, hanno la compatibilità con la Xbox. Il VD Pro diventa compatibile con la Xbox, essendo volante PlayStation 4, ricordo, e PlayStation 5. Allora, ragazzi, io questa corona l'ho provata sia diciamo con Forza Horizon per quanto riguarda Xbox, poi l'ho provata anche su giochi PlayStation come Gran Turismo, l'ho provata con WRC, l'ho provata con Dirt Rally 2.0, Dirt Rally 1.0, diciamo, l'ho provata un po' su tutti i titoli. Allora, la corona è una bella corona. C'ha questo sistema qui del quick release in plastica, ma va benissimo perché tiene che è veramente fatto bene. Queste palette che sono belle, silenziose, è molto bella, la corona è molto bella. Chiaramente con tutto, diciamo, spese spedizione 199 euro più 30 spese spedizione con 230 euro ti porti questa corona a casa qui. Ora, come voi sapete, noi abbiamo diverse corone. Abbiamo la BMW, abbiamo la classica corona originale del volante del DD Pro, quella Gran Turismo. Quindi il motivo perché io l'ho acquistata era solamente per la compatibilità di Xbox. Allora, usandola con PlayStation, con tutti i giochi, chiaramente Gran Turismo e cose varie, funziona, perché funziona. L'unico problema è che chiaramente, essendo una corona Xbox, non hai i tasti, diciamo, PlayStation, no? Quindi a volte ti inganna, ecco. Inganna e magari perché sei abituato lì con quei tasti lì, X quadrato e così via. Qui hai la B, hai la Y, hai la A, la X. Per esempio, la X qui su Xbox è la A, quindi molte volte uno che fa va a premere tipo la X. Vabbè, queste sono cose che poi volendo le potresti anche personalizzare tu, ecco. Poi c'ha questo bello stick qui.
c'ha tutte le varie funzioni. Questo qui è il simbolo della chiave inglese, è per settare. Come sapete, tutte le basi Fanatec, noi di Fanatec, con Fanatec possiamo settarci la base a nostro piacimento, oltre le impostazioni di gioco che ci offre a tutti, ma abbiamo anche la possibilità, premendo questo tasto con la chiave inglese che possiedono tutti i volanti Fanatec, tutte le corone Fanatec, che hanno tutte le corone Fanatec, questo simbolo qui, noi da qui possiamo regolarci tutti gli effetti, compreso motore, cambio, cordoli, manto stradale, effetti su pista, forza G laterale. Perché ti simula Fanatec, ti simula anche forza G laterale, chiaramente non è la forza G che abbiamo sulle auto reali, ma ti simula in ogni caso un qualcosa della passeggera volante. L'unica mancanza di questa colonna, bisogna dirlo, è il discorso diciamo, la maggior parte delle colonne Fanatec. Ma hanno un costo maggiore, tipo ad esempio quella Formula 1 che abbiamo noi o la BMW, che vi faccio vedere subito. Scusate un attimo. Ad esempio prendiamo la BMW. La BMW è dotata di rotori interni dove ti permette, a parte il suo peso, ma era una corona che costava ben 400 euro, giusto? Quindi qui abbiamo anche un quick release tutto d'acciaio, di ferro, sgancio rapido, tutto un altro, diciamo, sistema, anche palette, diciamo, magnetiche. Ma questo è un altro genere, ragazzi, di corona. Poi da 32 cm, questa è un 28 cm. Comunque, detto questo, l'unica cosa che mancante a questa corona sono i rotori, che sarebbero posizionati in tutte le colonne, uno qui e uno a destra, uno a sinistra e uno a destra, dove hai l'aggiunzione delle vibrazioni in più, diciamo aggiuntive, che Fanatec ti offre, sempre regolati da qui dal simbolo della chiave inglese, come vi spiegavo poc'anzi. Però è una colonna, diciamo, molto bella, ben fatta. Per il costo che ha, è una corona che io consiglio, mi sono trovato bene, specialmente per i giochi di rally. Io per i rally solitamente uso questa, uso la BMW, perché con il rally, diciamo, avere un diametro, diciamo, questa è da 32 cm, è quasi quanto un volante di un'auto reale, perché questa è la replica di un volante reale, questo qui della BMW è la replica di un volante reale, tanto che c'è un video su YouTube che adesso non ricordo come si chiama, dove questo volante viene utilizzato proprio sulla BMW. Mi ricordo quale modello era, mi sembra 320, non mi ricordo, comunque. E viene utilizzato propriamente sull'auto reale. Quindi, come vi dicevo, per il costo che ha questa corona, qualità prezzo, posso dire che è un'ottima corona. Sì, è anche un bel costo, perché chiaramente 230 euro è un bel costo, però, e poi è molto leggera come corona, però certo. Non si può assolutamente mettere in paragone con una corona, diciamo, molto, diciamo, più professionale. Qui già abbiamo un peso che, guarda, a occhio e croce non so di preciso quanto può pesare, ma pesa abbastanza, ecco. Però, tutto sommato, io questa corona qui la consiglio perché è un'ottima corona. Poi, volendo, si può anche personalizzare vendono le palette magnetiche, si possono aggiungere queste palette magnetiche, si può anche aggiungere, se volendo, il quick release in ferro in queste corone, da questi viti qui, oppure
Ma io, come sapete, ho anche l'altra corona, diciamo, originale del volante, sempre col quick release in plastica, e non ho mai avuto problemi, quindi va benissimo, non c'è bisogno di fare spese, altre spese in cui non c'è motivo. Sui social hanno fatto vedere che qualcuno ha rotto questo, ma per rompere questo sistema qui, ragazzi, bisogna prendere e metterti a tutta la forza, proprio lo spezzi da qui sotto, c'è. Bisogna essere veramente a dir poco, scusate, scusate la frase animale proprio, perché ce ne vuole per rompere un quick, perché anche se è in plastica, vedete qui dentro è tutto, c'è altra roba, poi questo si stringe, quindi ecco, possibile, io fino ad oggi anche col volante di serie lo uso tranquillamente, non ho mai avuto problemi. Poi cosa gli vuoi dire? Fanatec ci ha sempre abituati che anche nonostante sia una corona tra virgolette economica della sua linea, è una corona fatta di qualità, veramente questa è una bellissima Alcantara, eh? Poi ricucito tutto con questa, diciamo, filo che vedete qui a color arancio, è molto bella, la corona è molto bella. Quindi l'ho utilizzata, l'ho provata, diciamo che mi è piaciuta, sapevo già che era una corona non dotata di questi rotori, come vi spiegavo, per l'aggiunzione del feedback in più, ma non c'è assolutamente bisogno perché la base Fanatec di D-Pro già in sé rispetto, diciamo, l'altro. Le altre categorie di volanti, già il discorso che ti puoi regolare la base su tutti i livelli che vuoi tu, a livello di motore, sospensioni, asfalto, gomme, ABS, forza cilindrale, c'è Fanatec che ti permette, premendo con questo tasto qui, ad esempio sulla BMW. Ce l'abbiamo qui, tasto centrale, ma è lo stesso, gli permette di fare tutti questi regolaggi, quindi si comporta come giusto, si deve avere, ti restituisce un bel feedback, veramente, veramente un bel feedback. Volevo ricordarvi che vediamo se ci riusciamo oggi in serata. Arriverà un video di approfondimento del volante di D-Pro, dove parliamo più, diciamo, dettagliatamente di questa base di D-Pro, che tutti ne parlano sui social, tutti ne parlano, ma nessuno l'ha mai provata in realtà. La maggior parte delle persone che l'hanno provata sono persone che magari possiedono un volante di tutt'altro genere, tipo un Logitech, tipo un Trackmaster, un CT2. A proposito, volevo anche aggiungere che 2 settimane, no, 1 settimana e mezza fa circa, grazie, diciamo, a un carissimo amico mio, anzi lo saluto, grande Joe Black, ti saluto, ho saputo che hai beccato la febbre. Quindi rimettiti, così ci ritroviamo in pista nuovamente con Gran Turismo 7. Ricordiamo anche il titolo. E quindi ho provato, lui ha acquistato un TGT2. E allora, circa un mesetto fa, un ragazzo privatamente mi aveva chiesto, dice, ma cosa cambia? Che differenze ci sono tra il TGT2 e il D-Pro? Io risposi solo ed esclusivamente perché io, come ben sapete, vi ho sempre, io la penso così, un prodotto, qualsiasi sia prodotto, o che sia Fanatec, che sia Trackmaster, che sia qualsiasi prodotto, bisogna prima provarlo, testarlo come si deve. E poi dopo dare delle proprie opinioni, ecco.
magari uno poi può dire, sai, questa cosa l'ho provata, mi è piaciuta, perché poi a lungo andare può anche, diciamo, ti puoi anche accorgere che quel prodotto non era nelle tue aspettative. Quindi, come io ho sempre fatto con la mia roba, e io lo vedete anche dai video che abbiamo sempre fatto, invito a fare a tutti, ecco. Ora, tutti parlano dell'ID Pro, ma però parlano dell'ID Pro di cose che non sanno. Io adesso ho provato il TGT2, l'ho provato il TGT2, ma vi farò un video dedicato dove vi spiegherò innanzitutto cos'ha di diverso il DD Pro di Fanatec, cosa ti offre Fanatec in più rispetto a un'altra linea di volante di un'altra marca. E parliamo anche di prezzi, perché è molto importante il prezzo. Poi bisogna vedere anche quando si è invogliati sul SimRacer, perché come tutti sappiamo si può andare forti anche con un T150, anche con un G29, ma il volante, diciamo, dove uno cerca, diciamo, come si vuol dire, i dettagli. Io tutta sta roba qui, il fanale che quello e quell'altro, non l'ho presa per andare più veloce in pista, perché non di migliore in pista, assolutamente no. Ti dà solamente le sensazioni in più, dove un volante di media fascia non li offre per certe determinate cose. Non so da chi scelto da loro, non lo so. Come sapete, ho avuto il T150, ho avuto il T29, ho avuto il Trademaster T300, ho avuto la CS, la Fanatec CSL Elite, e tutt'oggi ancora è una bomba di volante, è una base che costa poco, poco. Comunque, ragazzi, questa è stata la recensione del VRC. La consiglio, chi magari la vuole acquistare, io penso di essere stato, diciamo, spero di essere stato più di aiuto possibile a qualcuno, magari chi la vuole acquistare la avvicino, così la potete osservare, diciamo, ancora meglio, più da vicino. Non so se si riesce a vedere. Poi qui abbiamo il LED che man mano che cambi le marce, lui ti dice, diciamo, quando devi cambiare le marce, e via. Poi altro non c'è altro di aggiungere. Molto bella, molto bella. Quindi consiglio l'acquisto, ragazzi. Come vi ricordo, arriverà questa recensione approfondita del nostro Fanatec DD Pro. Se riusciamo, o stasera o domani, ci rivediamo al prossimo video. Io vi invito a iscrivervi al canale di Assetto Racing 46. Mi raccomando, ragazzi, mettiamo un bel like se è piaciuto il video, e di sostenere il canale. Ciao a tutti e una buona serata. Ciao ciao!